Nell'esercizio odierno ci occuperemo di modellare l'oggetto in figura. Anche questo non è contenuto nelle dispense, il testo è parte 2 2017-06-03. È visibile nel filmato e anche disponibile come PDF per chi lo richiedesse. Prima di partire a fare l'esercizio, un solito sguardo, un'organizzazione del disegno, direi che dando un occhio a questa assonometria abbiamo da fare questo piano qui che è un rettangolo, a cui poi aggiungeremo questo rettangolino sotto. Poi abbiamo da fare questo triangolo dietro raccordato con questo cerchio. Allora il triangolo lo estrudiamo per fare questa parte dietro e il cerchio poi lo estruderemo per fare il cilindro, poi faremo il foro e per ultimo questa costola, occupandoci poi per ultimissimo dei due fori. Quindi cominciamo dal rettangolo in basso, le cui dimensioni sono 70 x 140 con un raggio di 9, quindi possiamo già farlo, vedete qui davanti un raggio di 9, 70 x 140 con un raggio di 9. Apriamo un disegno nuovo, tiriamo via gli oggi snap, solite tre viste, tre finestre. Allora, riferimenti esterni, lo spegniamo che ci dà fastidio, gestore proprietà teniamolo e le proprietà invece dei layer lo teniamo e le proprietà via. Quindi alto e va bene. Fronte, ok, e qui mettiamo la solita casetta, layer, profilo, rosso, finestra, dove faremo la prima scalatura se è necessario, lasciamolo nero. Già che ci siamo facciamo anche gli assi, solito colore e solito tipo di linea, poi facciamo anche la regione. Più che altro facciamo il solido, la regione vediamo se riusciamo a fare col press and pull, lo faremo col press and pull, se no ce l'andremo a fare solido. Ok, dovremmo avere tutto, cominciamo dalla finestra, prendiamo attivo finestra, vediamo un attimino. Allora, io devo cominciare un rettangolo 140x70, qui 3000-4000 leggo sul mouse, direi che forse se scaliamo è meglio. Scaliamo 140x70, un cerchio di 100, quindi il layer c'era già a posto, 00, raggio 50, doppio clic, finestra sotto, verso il mouse, finestra sotto e finestra vista assonometrica. Ok, andiamo alla vista dall'alto e facciamo 170x40, torniamo a vedere un attimo, 140x70, 140x70, 00, il layer, mettiamo subito a posto così non stiamo a cambiare, con profilo, 140x70, 00, chiocciola 140,70, solito doppio colpo di mouse, mettiamo a posto i raggi di raccordo 9 sulla parte frontale, quindi edita, raccorda. Allora, in modalità taglia c'è, il raggio è 0, mettiamo il raggio a 9. Selezionare il primo oggetto, 1, 2, impossibile raccordare, dunque forse, vediamo se riesco a farlo, perché mi risulta si riescano a raccordare, 1 e 2, esatto, avevo solo cliccato due volte sullo stesso posto, ripeti, raccordo, 1 e 2.
Quindi diciamo che la parte sotto la base è fatta, possiamo estruderla col press and pull e la estrudiamo di 19. Quindi passiamo sul layer solido, premio trascina. Ok, spegniamo la finestra prima di fare premio trascina, tanto la sua funzione l'ha fatta e già che ci siamo, via, lucchettata pure. Premio trascina. Allora, guardate la Z, si vede poco, comunque è diretta verso l'alto, quindi 19. Qui cambiamo subito la modalità di visualizzazione, usciamo dal comando premio trascina. Benissimo, adesso dobbiamo andare a fare il dentino sotto, abbiamo detto. Questo dentino qua sotto che è largo 38 ed è alto 9. 38 per 9, quindi ci mettiamo su questa vista a farlo, facciamo nel profilo, lo facciamo dal punto medio, invece che 38 per 9, 19 per 9. Ovviamente useremo il tracciamento automatico, la detettazione automatica dell'UCS. Prendiamo il punto intermedio, forse ce la posso fare, punto centrale, rettangolo su questa faccia, perfetto, punto medio, chiocciola X19 e la Z9. Ok, era meno 9, facciamo che lo spostiamo e fine della trasmissione. Sposta questa polilinea. Dal punto finale al punto finale. Facciamo il solido e poi lo copiamo. Solido, deve essere profondo 70. Se non ricordo male, attenzione adesso al segno dell'estrusione, andiamo a vedere le dimensioni. Sì, profondo 70, premi trascina. Allora, qui non, il problema del premi trascina, vedete che non è possibile vedere il sistema di riferimento. Per cui sì, se faccio così e scrivo 70, vediamo, proviamoci, appunto. Non ha funzionato, undo. Quindi faccio con l'estrudi. Estrudo questo, invio, vedete che adesso la Z invece è bella visibile, meno 70. Premio trascina un comando nuovo, non è ancora maturo del tutto, c'è ancora qualche problemino, penso che lo sistemeranno, magari nel 18 è già a posto. Ora facciamo la copia del solido. Da questo spigolo a questo spigolo e il dentino sotto è fatto, anche se è fatto con due pezzi. Già che ci siamo, uniamo 1, 1, 2 e 3. Ok, quindi parte sotto completata, a parte lo scavo dei cilindri. Ora sull'UCS frontale. Dobbiamo costruire, o sul piano dietro del pezzo appena già fatto, dobbiamo costruire questo triangolo. Allora, partiamo da costruire un asse a 132 e il cilindro, quindi il cerchio di raggio di diametro 70. Stavo pensando alla via più conveniente, probabilmente ci conviene spostare l'UCS, oppure spegniamo un attimo il solido. Allora, spegniamo il solido, vediamo, quindi torniamo sul profilo, spegniamo il solido. Devo lavorare qui dietro e la devo fare la parallela
a questo segmento alla distanza 132. Mi conviene, dunque, se faccio la parallela a questo, se faccio la parallela, scusate, tolgo l'accelerazione grafica visto che mi sta dando problemi. Allora, la strada più corta è probabilmente esplodere questa polilinea oppure rifare questa linea e poi fare l'offset. Però l'offset è sul piano XY, quindi dobbiamo in ogni caso girare il sistema di riferimento. Per cui io creerei subito un sistema di riferimento da portare dietro. Se me lo riesco a prendere. Ok, poi lo girerei, quindi lo giro su X di 90 lo salverei salva, chiamiamolo UCS dietro, invio. Poi, visto che sulla vista frontale che devo operare, di qua andrei nella finestra confronte, metterei l'UCS dietro e a questo punto posso fare anche l'offset, però se faccio l'offset e becca questo davanti sono problemi, allora forse è meglio farlo addirittura di qua, esplodere. Esplodi. Ok, e poi facciamo subito l'offset. Poi andiamo a lavorare su questa finestra, ma adesso l'offset lo faccio qui, così sono sicuro di selezionare questa riga. Offset a distanza, non me la ricordo, 132 dalla base, ok, dalla base 132. Quindi offset 132 di questa sopra. Invio. C'è anche qui, cambiamo il layer. La mettiamo sul layer assi. Poi costruiamo anche l'asse verticale, la linea dal punto medio, tasto di ortogonalità, cambiamo lì, stiriamola e cambiamo lì subito layer. Torniamo nella vista 3 per dare un controllo. Ok. Ora abbiamo da fare nel profilo la circonferenza di diametro 70. E poi vedete, dobbiamo costruirci questo. Dunque, noi abbiamo questa linea qui in basso, quindi dobbiamo costruirci per finire questo profilo laterale. Queste due linee verticali da 19 e sui cui punti finali andranno queste linee punto tangenza. Iniziamo a fare la circonferenza da 70. Profilo attivo. Sì. Circonferenza, intersezione. Diametro 70. Poi linea, anche qui attenzione sugli edge snap perché potrei anche beccare quello dietro. Allora, quando faccio questa operazione, meglio mettermi nella condizione di poter controllare subito quello che sto facendo. Linea 19, precisa.
tangente via il tasto d'ortogonalità, mettiamo la tangenza, invio, poi linea, intersezione, perfetto, tasto d'ortogonalità, 19, tangenza, invio, e ci siamo, il profilo dietro è costruito, tagliamo, siamo sull'UCS giusto, quindi dovrebbe funzionare tutto, tutti gli oggetti sono limiti, uno e uno due, non è finito, uno, e 1 2, ok, invio, questa va estrusa di questo profilo, va estruso di 19, facciamolo, ora proviamoci col press and pull, anche se ho i miei dubbi che sarà veloce farlo con l'asse giusto, però proviamoci. Allora, vedete, qui mi danno fastidio gli assi, quindi premi e trascina, spegniamo gli assi, mettiamoci sul solido, quindi premi e trascina, 19. Proviamoci, lo Z è positivo così, perfetto, questa volta è venuto. Usciamo dal comando premi e trascina, rispegniamo il solido, riattiviamo il profilo, rispegniamo il solido, andiamo sulla nostra vista di fronte che ingrandiamo, zoomiamo e costruiamo. Ricostruiamo di nuovo il cerchio che questa volta estruderemo, quindi nel centro, diametro 70 o quadrante, comunque vedete che il raggio è già a posto, è 35, quindi perché è l'ultimo che ho fatto, quindi ci basta confermare. Torniamo nella vista a 3 e questo cilindro che dobbiamo ottenere è lungo, manca la quota, no, è qui 57, quindi lo estrudiamo di 57, solido, estrudi, ci sono tante entità, vediamo se la becchiamo, cerchio, invio, 5 7, e anche questo è fatto. Allora cominciamo a costruire, finiamo il cilindro cavo, quindi facciamo questo foro, ha un diametro di 38, useremo l'UCS detect, quindi possiamo anche lasciarlo sul solido, oppure facciamo le cose corrette, mettiamoci sul layer profilo, dai che ce la puoi fare, ok, sul layer profilo, questa è la finestra, cerchio, facciamo nascere, troviamo 38 di 38, estrudiamolo, va bene anche su questo layer,
e sottraiamolo. Ah, ecco, forse, vabbè, sottrai a questo e a questo, questo. E adesso uniamo, visto che ci sono tre pezzi. Perfetto. C'è rimasto, vabbè, sono rimasti questi due cilindri cavi, facciamoli, sono a distanza 45 e 29, 45 dallo spigolo dietro e 29, quindi dobbiamo recuperare il primo schizzo che abbiamo fatto, quindi prendiamo il solito, non lo spengo il solito, queste non le unite, unisci questo e questo. Prendo questo e lo nascondo. Ok, allora, a distanza 45 da dietro, se non ricordo male. Esatto, a distanza 45 da dietro, quindi facciamo subito un offset. Questa volta dobbiamo tornare sul piano mondo. Quindi facciamo un offset, quindi offset, la distanza di offset è 45, non me la ricordo, la distanza di offset è 45, giusta, quindi offset 45 di questa qui, prendiamo questo, lo mettiamo sugli assi. Chiudi, apriamo il layer assi e ora gli altri due offset che sono di 29, quindi offset 29 di questo qui e di questo qui, sempre questo e questo lo mettiamo sul layer assi. Perfetto, abbiamo i centri delle circonferenze, layer profilo, è già attivo, cerchi da 19, diametro 19, quindi cerchi, punto centrale l'intersezione. Di 19, cerchio, invio. Riapriamo, riestudiamoli direttamente. Va bene anche in questo layer 1 e 2, invio, tac, terminiamo l'isolamento e diamogli un occhio sotto, giusti, e facciamo la sottrazione. Attenzione, pericolo. Press and pull. Qui è comodo il press and pull, ce ne siamo un po' passati. Ok. No, tiriamo via anche un pezzo della parte sopra, sottrai 1 e 2, invio. Fatto, rimane la costola di rinforzo di irrigidimento. Dunque, qui ci sono dei raccordi, inoltre qui c'è una superficie cilindrica, quindi possiamo costruire questo trapezio, vedete che va più sopra dello spigolo, perché allora qui abbiamo il punto di quadrante che sta qui, in realtà deve andare più in alto il materiale perché poi il cilindro, diciamo, si ritira verso l'alto. Quindi costruirò qualcosa che andrà o su questo punto di quadrante, su questo piano, o in un punto intermedio qui, quello che prendo più velocemente. Disegno 2. Allora, incomincio a fare una
linea nello spazio, quindi nel layer profilo, che è già quello attivo, che va dal punto di quadrante dove sta il punto di quadrante, eccolo qui, quindi linea dal punto di quadrante al punto di quadrante, poi vado avanti e arrivo al punto medio, tiro via il filtro ortogonalità e vado sul punto medio. Qui intanto controllate sempre di essere nei posti giusti, quindi punto centrale, ok. Poi facciamo una linea ortogonale F8, lunga a piacere, fine. Prendiamo il solido e lo nascondiamo. Allora, parte del profilo già c'è, si tratta adesso di andare, qui posso rifare un'altra linea orizzontale che parte da questo estremo, quindi linea, punto finale, e quindi per chiudere uso questo pezzo d'asse, diciamo che ripassiamo sul profilo da questa intersezione, a questa intersezione. Qui il press and pull, vediamo se funziona. Andiamo sul layer solido. Ho dei dubbi che tutto funzioni. Quindi la regione che non volevamo creare ci tocca crearla. Layer, nuovo layer, regione, colore, magenta, attivo, disegna una regione, questa linea, qui devo tagliarla perché se no proviamoci, ma dubito. Creazione eseguita di 0 regioni, benissimo, tagliamo. Anche qui ho i miei dubbi che riusciamo a tagliare. Tagliamo con questo, con questa linea. Questo pezzo. Non c'è niente da fare, non lo taglio. Allora facciamo una cosa, piuttosto che stare a girare l'UCS e fare disfare, queste linee le abbiamo fatte, come le abbiamo fatte le cancelliamo, tanti punti ce li abbiamo e le rifacciamo sul profilo. Linee dal punto finale al punto finale. Al punto finale, invio, linea. Dal punto finale al punto finale, invio, regione attiva, creazione della regione, se faccio così vado a beccare anche quello spigoletto, quindi tre ne ho prese così, 1, 4, 1, 5, regione creata, andiamo sul disegno e larga 19, quindi estrudiamo nel layer solido questa regione 19 diviso 2, 9.5, copiamo
o riestrusiamo, come preferite, riestrudo. Invio meno 9.5. Andiamo a terminare il nascondimento del solido. E l'oggetto è terminato, spegniamo gli assi, manca con i raggi di raccordo, ma spegniamo, diamogli un occhio, spegniamo gli assi, spegniamo la regione, spegniamo anche il profilo. Uniamo gli oggetti che ci sono tre, giusto? Tac, via, un oggetto unico. Perfetto, mancano i raggi di raccordo, è un raggio di raccordo da 3 che va su tutta questa base e tutti questi due lati, tutti gli spigoli di questi due lati, sia da una parte che dall'altra dell'oggetto. Quindi disegno 2, solido, raccordo a spigolo, raggio 3. Sequenza, possiamo provare anche con sequenza chiusa se magari ce la trova. 1, ce l'ha trovata. Successivo, dunque, digitare un'opzione anche se ho qualche dubbio che l'abbia trovata perché accetta. Ok, poi sequenza chiusa. Adesso non me la dà più la sequenza chiusa. Lo spiego di una sequenza chiusa è questo, ma l'ha trovata, accetta. Sequenza chiusa è questa. No, l'ha trovata sbagliata. Quindi qui me ne devo venire fuori. Successivo. Ai 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 ai. Eccola qua. L'ha trovata. Vedete che girando con successivo gira tra le varie facce. Questa è la faccia giusta. Accetta. Invio. Invio. Qui è tutto raccordato, giriamolo e rifacciamo la stessa cosa. Raccorda spigolo, sequenza chiusa. Spigolo solido, questa faccia ci può stare, accettiamo. Poi facciamo questo. Successivo e questa faccia qui va bene, quindi confermiamo con perdono, quindi confermiamo con accetta, poi prendiamo questo, no, successivo e questa accetta e poi facciamo un bel invio e ancora un altro invio, il raggio di raccordo è stato fatto, quindi il pezzo l'abbiamo finito e raccordato. Concettuale, nascosto, realistico. E qui sono queste belle ritracce da scheda video. Vediamo se le posso togliere. Ora che non c'ho più da selezionare. È sicuro che l'aria che esce dalla ventola è bollente. Nonostante la macchina sia abbastanza... Vabbè, niente, quelle ritracce lì me le tengo e forse cambiando l'inquadratura, nemmeno cambiando l'inquadratura, quelle sono... Manco in prospettiva e quelle rimangono. Layer strani non ce ne sono accesi. Disegno è finito, buon lavoro.